Ciao ragazzi, benvenuti su Wifi Studio in questa puntata che abbiamo ribattezzato BB Leaks, ma non rinominato, c'è ancora WTL 8 Final, perché sono un pigro e perché subito voglio darvi le notizie. Allora, se state guardando questo video su YouTube, cliccate, iscrivetevi al canale, cliccate un like, mi raccomando. Allora, come ben sappiamo, sono uscite fuori delle notizie molto interessanti e quelle probabilmente già le sapete tutti, quindi il prossimo team ad uscire saranno i Lizardmen. Se ve lo siete persi, adesso andiamo a vedere la presentazione dei Lizardmen. E soprattutto la first season, la prima stagione, comincerà il 22 giugno. Quindi, appena comincerà la prima stagione, noi sicuramente andremo a fare una lega di Wolf in Studio, quindi una VTL su Blood Bowl 3. Allora, innanzitutto, prima notizia. Blood Bowl, dato che c'è, io sto parlando ovviamente oggi è il 26 di maggio. Entro il 1 giugno Blood Bowl ha il 20% di sconto su Steam. Ora vi metto il link in chat per voi che siete in diretta, poi magari lo metterò anche sotto il video di YouTube, ma cioè, insomma, se andate su Steam lo trovate, o se no è troppo tardi al momento. 20% di sconto vi consente di prendere per esempio la Brutal Edition, che secondo me è la migliore se volete proprio tutto, a 39,90 invece che a 29,90, se no, invece che scusate a 49,90, se no che sconto sarebbe. Altrimenti avete comunque il 20% di sconto su tutto. Boom! Allora, questa live sarà molto breve. Prima andremo a vedere i Lizardmen di nuovo, quindi la presentazione dei Lizard, e dopo, grande BB Leaks, andremo a scoprire insieme quali saranno gli altri due team pronti per essere giocati su Blood Bowl 3, che usciranno probabilmente dopo, quindi magari fra 6 mesi, fra 9 mesi, oppure chi lo sa, vorranno farli uscire prima. Noi non lo sappiamo, ma sono leakate delle immagini, sono leakate dei roster, poche immagini, poche roster, un paio per team, però dopo li andiamo a vedere insieme. A questo punto, bando alle ciance, andiamo a vedere subito il video di Lizardmen.
Eccoci qua, allora abbiamo visto i Lizardmen. Per chi non li conoscesse, ragazzi, i Lizardmen sono un team tier 1 molto abbastanza semplici da usare, ecco, non vorrei dire molto semplici da usare, però regalano delle grosse soddisfazioni. Allora, i linemen del team dei Lizardmen, lo ricordiamo, sono gli Skink, quindi sono gli Shinky, quelli che noi chiamiamo Shinky in italiano. 8, 2, 3 o più, 4 più, 8 più, dodge stanti. Hanno agility come primary e possono essere messi in quantità 0-12. Subito dopo abbiamo una versione, che avete visto anche nel video, particolare di Shinky, che sono i camaleonti. Gli Shinky camaleonti se ne possono mettere, il costo delle Shinky è 60.000. Gli Shinky camaleonti se ne possono mettere massimo 2, quindi 0-2, costo 70.000, movimento 7, forza 2, 3 o più, e agilità 3 o più di passing, che non è da sottovalutare, 8 o più. Le skill sono dodge, on the ball, shadowing e stunty. Shadowing come sempre un po' opinabile, però on the ball con passing 3 o più, agilità 3 o più, potrebbe darvi degli spunti di passaggio tra shinky. Poi abbiamo il core, ovviamente, degli uomini lucertola. Questi piccoletti non potevano essere altro che difesi dai Saurus Blockers. Costano 85k al 1. Vorrete metterne minimo 5, almeno 6, comunque da 0 a 6 è il numero massimo che potete schierare in campo. Movimento 6, forza 4, agi 5 o più. Ovviamente una volta che li marcate rimangono fermi lì, però vi possono dire la loro a mani in faccia. Passing 6 o più, non sono fatti sicuramente per passare. Armatura 10 o più, quindi alta survivability per i Saurus Blockers. Prima skill rigorosamente e solitamente block per i Blockers e poi anche per il Croxigor che andiamo a vedere. Allora, mentre gli Shinky e i Camaleonti prendono Agility come primary e non prendono neanche General, attenzione, solo Agility, i Blockers prendono General e Strength e quindi sono davvero 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 forti. Dopodiché il big guy della squadra, il Croxigor, uno dei migliori big guy di tutti i tempi, costa 140.000, ottimo costo, rapporto qualità-prezzo, 0-1 ovviamente, movimento 6, alta movibilità, forza 5, agi 5 più, quello il meno, passing skill inesistente, ma non credo che passerete mai niente con un Croxigor e comunque non lancia i tipetti. Armatura 10 o più, quindi molto robusto, Bonehead che ci sta, Loner 4 o più che ci sta perché è un big guy, Mighty Blow più 1, ma soprattutto Prensil Tail, Coda Prensile e Tick Skull, quindi rimane in campo molto 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 facilmente ed è veramente un pezzo enorme che probabilmente vorrete fin da subito anche lui perché vi prenda un po' di star player points, quindi non rinunciate al Croxigor. I reroll di squadra, beh, sono comunque animali a sangue freddo e nella vita di tutti i giorni si fanno gli affari loro. Costano un po' tantino, 70.000 monete d'oro, però ci sta. Ovviamente seguono le regole dell'Astrian Super League con tutti gli star player che conosciamo e usano l'Apo, quindi l'Apo il medico normale, ok? Allora, a questo punto abbiamo visto i Lizard. Io andrei immediatamente a vedere il primo team. Non si sa in che ordine usciranno i due team che vi farò vedere adesso, di cui ho ricevuto i link e di cui ringrazio ovviamente il mio super mega ninja che mi ha mandato i link e soprattutto le immagini. Lo ringrazio, sono print screen, quindi sono veramente robe prese proprio di scatto. Allora, un team che conoscete molto bene, vi posso già anticipare che comunque bene o male questo team è un team che avete imparato a temere soprattutto in Blood Bowl 2 ma anche in Blood Bowl 3. È un team che abbiamo visto anche nella partita commentata dal vivo di Casale, di conseguenza se ve la siete persa andate a vedere su YouTube la partita commentata dal vivo di Casale. È un team tier 1 perché fondamentalmente è un team, stanno buttando fuori il team tier 1 abbastanza facile da usare o comunque forti. Era un team agilissimo, ormai l'avrete capito ragazzi, stiamo parlando dei Voodies.
Quindi prossimo team su Blood Bowl 3 i Wood Elf. Queste sono le uniche due immagini che ho, però potete tranquillamente stare certi che il prossimo team a uscire saranno i Wood Elf. Wood Elf, non occorre che ve lo dica, costano uno sproposito in patrimonio di natura enorme. Allora, i Lyman, Wood Elf Lyman 012, costano 70k, ma attenzione, movimento 7, forza 3, agilità 2 più, ragazzi. Qua il gioco di palla, non solo di passaggio, perché vabbè, passaggio 4 più, vi ricordo che ci sono i positional, però poi vedremo i thrower, ma anche skill come fumble rusky, come skill che lasciano per terra il pallone. Non potete permettervi, se li avete contro, di abbandonare la palla a terra o di lasciarla a terra, perché loro faranno cose da elfi, raccoglieranno il pallone al volo, scapperanno via e non li vedrete più. Movimento 7, ragazzi, Lyman. Allora, movimento 7, forza 3, agilità 2 più, passing 4 più, armatura 8 più, ovviamente si rompono, costano tanto. Come primary hanno agility e general, i Wood Elf Lyman. Wood Elf Throwers 02, uno dei thrower migliori del gioco, parte con 95k, costo ovviamente come skill a pass, anche perché assurance con agilità 2 più rara un po' anche non servirvi se proprio vogliamo. Movimento 7, forza 3, agilità 2 più, passing 2 più, quindi uno dei thrower migliori del gioco, armatura 8 più, ma lo sappiamo che tutti i Wood Elf, a parte l'uomo albero, hanno quella caratteristica, muovono tantissimo, sono agilissimi, però se li prendi li rompi come un ramo secco. Attenzione, perché qua andiamo all'ossatura del team, quello che sono i gutter runner per gli scaven sono i catcher per i Wood Elf. 04, un team che si basa sui catcher, e vi invito ad andare a vedere quanti catcher ha messo la terza partita del tavolo 1 a Casale Monferrato Bidone, vi invito ad andarlo a vedere. Movimento 8, forza 2, ma ci sta. Agilità 2 più, passing 4 più, quindi con i catcher non farete gioco di passaggio. Armatura 8 più, catch e dodge, quindi fantastico, ragazzi. Un team tutto con dodge è facilissimo da avere con loro, se sopravvivono ovviamente. E poi, ragazzi, il giocatore, uno dei giocatori che è da sempre considerato il più forte di tutto il Blood Bowl, poi se ne potrebbe discutere, commentiamo qua sotto anche se è ancora così, è vero che non è fatto l'Hip, ma 02 War Dancer, costo giga enorme, 125k, però due War Dancer non puoi non averli. Movimento 8, forza 3, agilità 2 più, passing 4 più, armatura 8 più, soprattutto block, dodge e leap, agility e general per tutti. Quindi, a parte i thrower che possono prendere agility, general, passing, le strength sono secondary, ok? Quindi dovrete impegnarvi un po' di più sulle strength, e soprattutto se avete bisogno di forza potete sempre chiamare in aiuto un Lauren Forest Treeman. Quindi 01 è il big guy della squadra, costa meno di un War Dancer, quindi 120k. È vero che muove di 2, ma forza 6, in questo gioco forza 6 darà molto a cui pensare alle linee. Quindi comunque se lo piazzate lì c'è da pensarci su, perché quello non vi molla. E poi se lo agghindate con skill magari come grab, insomma, o multiple block, perché vi ricordiamo che partendo da forza 6 un multiple block potrebbe ben fare due blocchi a forza 4, quindi abbastanza semplice da utilizzare. È ovvio che andiamo a vedere anche nelle sue skill le sue debolezze, quindi vabbè, l'Honor 4 più come tutti i big guy, Mighty Blow più 1 perfetto, Stand Firm perfettissimo, Strong Arm non gli serve in questo team, quindi una skill inutile e che gli costa un po', quindi non si usa il massimo potenziale dei Treeman, perché non ci sono Halfling in un team di Wood Elf. Take Root, questa è la peggiore ovviamente, all'inizio del drive voi tirate un dado, se fate uno rimane lì fino al touchdown, alla fine del drive o alla fine del tempo, quindi è un rischio, però per 120k, ragazzi, è un rischio che io personalmente con gli Owa sono pronto a correre. Poi dopo c'è da capire con i Wood Elf, che costano molto di più, cosa fare. Tick Skull ovviamente e Throw Teammate, che è la seconda skill che loro non vanno a utilizzare, quindi una skill un po' persa. I reroll, ovviamente i Wood Elf sono dei campioni, quindi i loro reroll costano molto meno, costano 50.000, ve ne serviranno non tantissimi, ma vi serviranno per fare quelle cose che normalmente magari su cui avete meno controllo,
Raccogliere la palla al 2 più, vi sfugge la palla, è importante che la raccogliete. Ok, potete usare un reroll oppure un reroll per passare la palla, no, perché avete il thrower. Soprattutto i tiri di blocco, ragazzi. Cioè, alla fine qua di gente che ha block ce n'è veramente poca. E anche cadere così con un buff down potrebbe significare farsi molto 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 male con i vostri Wood Elf. Ovviamente blizzate sempre con i War Dancer, andate sicuri, non fate cose strane. E ovviamente tier 1 e usano l'Apo. Detto questo, ragazzi, andiamo alla bomba. Il terzo team dopo i Lizardmen e i Wood Elf, vi ricordiamo che i Lizardmen usciranno con la Season 1, i Wood Elf non sappiamo se usciranno prima loro o prima il team che vi vengo a presentare. Sono un team tra i più forti, se non il più forte. Ora, in questo momento il team che vince di più sono gli Skaven, ma secondo me questo team regalerà attimi di gioia anche ai nuovi giocatori. È un team che è davvero tier 1, cioè i Wood Elf sono tier 1 per le loro abilità, perché sono forti e così via, ma ve li scassano. Questi non ve li scassano, siete voi che menate la gente e avete anche la gente con cui correre e andare in meta. Vi divertite? Vi posso dire che questo team è, secondo me, nel meta attuale di Blood Bowl 3, uno dei team, se non il team più forte che avrete a disposizione. E non è noioso come i nani, soprattutto. Probabilmente avrete già capito di che team sto parlando. Ovviamente non vi ho detto delle parole chiave perché l'avreste capito subito. Gli undead, ragazzi. Gli Shambling Undead sono un'aggiunta totale a Blood Bowl 3. Giocare le Shambling Undead, probabilmente, boh, nella Wildfield League sarebbero un po' da limitare già a due, così sulla fiducia, perché come sapete nella nostra lega mettiamo tre team per razza, ma gli Undead sono uno di quei team che lascia veramente il segno in una lega, soprattutto con 10 partite a disposizione come la Wildfield League. Allora partiamo dal pezzo meno utilizzato, se vogliamo, cioè lo Skeleton Lineman. Il bello degli Undead è che già hanno due opzioni sui Lineman, ok? E che costano entrambe pochissimo. E soprattutto una, prima abbiamo presentato quello che forse potrebbe essere il miglior giocatore di Blood Bowl, che è il War Dancer. Adesso vi presentiamo tra un po' quello che potrebbe essere secondo noi il miglior Lineman di Blood Bowl. Allora, lo Skeleton Lineman non è sicuramente il miglior Lineman di Blood Bowl. Movimento 5, forza 3. Agilità 4 più, ma l'agilità non morti, insomma, parliamone, poi dopo la vediamo con dei positional. Passing 6 o più, spero che non vi venga mai in mente di passare una palla con degli scheletri che non siano dei Tom King o dei Khemri, che non sono ancora usciti, quindi poi vedremo. Armatura 8 più, però movimento 5, sono leggermente più veloci, hanno rigenerazione come gran parte dei non morti, ma hanno Thick Skull, quindi sono un po' più resistenti, però un'armatura 8 più. Il costo è 40.000. Ora vengo a presentarvi il lineman per eccellenza. Ovviamente i lineman sempre 0-12. Per un costo di 40.000, quindi uguale identici agli skeleton, abbiamo lo zombie lineman. Zombie lineman, un punto movimento in meno, ma chi se ne frega, se posso anche dire la mia. Forza 3, agilità 4 più, ma chi se ne frega, riconosciamo. Armatura 9 o più. Cioè, per un costo di 40.000 vi accorgerete da soli che, sebbene il passing è inesistente, grazie al cielo, quindi vi consente anche di non sbagliare proprio. Cioè, questo lineman non sembra forte, le caratteristiche non sono eccezionali, ci mancherebbe pure. Però vi accorgerete, giocando gli Undead, che sono i vostri migliori alleati. E ogni tanto buttano lì una Kaz, così all'improvviso, perché sono zombie lineman. Bene, allora, andiamo a vedere i positional più prezioso di questo team. Con prezioso vuol dire l'unico senza regeneration, quindi che non rigenera, perché anche gli zombie ovviamente rigenerano. E poi dopo andiamo a scoprire una cosetta sul team. I goal runners. I goal runners sono i vostri portatori di palla, a volte possono anche essere i vostri inseguitori. Sicuramente se ne possono mettere 0-4, quindi sono i vostri runner preferiti, al costo di 75k, che secondo me 75.000 è un ottimo prezzo. Movimento 7, forza 3, agilità 3 o più, una delle migliori agilità che potete avere con questo team. Eh?
che vi dà anche l'opzione agilità con questi due positional. Il primo sono i runner e il secondo lo andiamo a vedere dopo. Pass in 4 più, ma non vi interessa passare la palla veramente con gli undead. E ovviamente armatura 8 più. Sono leggeri, non hanno rigenerazione, ma hanno dodge. Prima skill di solito è block, così diventano subito blodger e andate in giro con un po' più di sicurezza. Allora, i gaul sono fondamentali, di solito se ne mettono almeno due, poi ognuno fa il team come vuole, ma non fate a meno dei gaul, non prendetene solo uno, per come la vedo io. Minimo due, secondo me, poi dopo andiamo a vedere. Il secondo positional, molto forte, che vi dà anche la possibilità di avere una G3 in gruppo, sono i Blitzer, le White Blitzer. Costano 90.000, 0,2, massimo 2. Sono praticamente dei Blitzer umani con queste caratteristiche. Movimento 6, forza 3, AG3 o più, passing 5 più, masticazzi il passing, armatura 9 più, block, regeneration. Quindi un punto in meno di movimento, passing lasciamolo perdere, ma hanno anche regeneration, quindi immortali, cioè survivability altissima, al 4+, si riprendono da qualsiasi cosa che non sia un KO, ma una ferita la riprendi automaticamente, e ti torna nelle riserve, tra l'altro. Due white tutta la vita, ecco, insomma, questo è uno di quei position che non potete farvi mancare al massimo della sua capacità. Dopodiché un altro positional che non potete farvi mancare al massimo della sua capacità, e se ne prendete meno di due non vi parlo più, sono le mummie. Le mummie sono i pezzi, perché 0-2 massimo 2, che rendono questo team uno dei più forti, se non il più forte in assoluto. Immaginate di avere, oltre a tutto quello che vi ho raccontato, due big guy a forza 5, senza Boned e senza Loner. Ecco le mummie. Movimento 3, forza 5. Forza 5. Agilità 5 più. Passing per fortuna non c'è. Armatura 10 o più. Quasi indistruttibili. Mighty Blow e Regeneration. Le mummie veramente devastanti, ragazzi. Primary Strength, ovviamente. Le General, un po' come tutti i big guy, o comunque gran parte dei pezzi a forza 5, se non tutti, non sono disponibili alle persone che hanno forza 5, quindi per fortuna, se no block così come se ci uvisse. Però, insomma, le mummie vi daranno tante, tante, tante soddisfazioni. Ovviamente allenare i non morti non è così facile, quindi i reroll costano 70.000. Come special rule, hanno Masters of Undeath e Sylvanian Spotlight, quindi hanno una diversa possibilità di prendere degli strat player, possono prendere la motosega, possono prendere lupi mannari particolarmente forti, possono prendere veramente tanti strat player, non tutti ovviamente perché sono non morti, e soprattutto vi ricordo che Morgenthorg, che non vi servirà mai, comunque Morgenthorg gli portano zemba, gli portano sfiga non morti, quindi non giocherà mai per un team di non morti, questo è scritto proprio sulla sua carta, quindi nel senso, dimenticatevi Morgenthorg, vabbè, se vi gioca contro, lì potete iniziare a impensierirvi, ma avrete il vostro Regeneration, che vi darà una mano. I reroll costano 70.000, e quello che vi volevo dire prima è che non hanno l'apo, ma hanno il necromante. Quindi i ghoul, una volta che muoiono, sono morti, ragazzi. Non li potete recuperare praticamente in nessun modo. I necromanti cosa fanno? Se voi uccidete un pezzo dell'avversario che non abbia forza 5 o meno di forza 2, che non abbia stanti, che non abbia, cioè un pezzo praticamente normale, umanoide, se vogliamo, intro il forza 4, e che non abbia delle caratteristiche tipo stanti, quelle cosine, eccetera, eccetera, regeneration, quindi, lo trasformate automaticamente in uno zombie che vi gioca per tutta la partita e che, se volete, alla fine potrete integrare nel vostro roster per 40.000. E che bello è giocare con gli uomini morti, con i giocatori morti, uomini, ho detto una gran parola, perché con tutte le razze che ci sono, con i giocatori morti di Blood Bowl degli avversari. Quindi difficilmente si utilizza il necro, perché comunque il necro è, insomma, devi uccidere proprio una persona per usare il necro.
Però quella volta che succede, se ti entra, io me lo terrei con lo zombie dei ragazzi. Anzi, mi farei stampare una bella miniatura razziale proprio con lo zombie dell'elfo, lo zombie del nano, lo zombie dello scaven. Poi me la terrei lì, bella bella. Quelli zombie lì li stamperei tutti, ci metterei un bel numero 17 fuori roster. E poi li terrei tutti lì, così quando giochi anche ai tornei, magari vai a fare un torneo, quindi c'è il Resurrection, che toglie un po' di contentezza, ma avete lo zombie giusto per ogni occasione, ecco questo. Detto questo, ragazzi, io direi che abbiamo spoilerato tutto quello che c'era da spoilerare. Per il momento non c'è altro da dire, questo video verrà poi presto caricato online. E che dirvi, ragazzi, io per questa settimana le notizie sono veramente forti, quindi vi lascio con questo. È iniziata la VTL 9, quindi cliccate qua sotto sul Linktree, andate su Discord e se seguite già il canale correte a iscrivervi che è cominciata la VTL 9 su Blood Bowl 2, e i premi sono moltissimi. Abbiamo appena inserito anche altri premi. La Lega è sempre gratuita, non dovete per forza sostenere il canale per partecipare alla Lega e vincere i premi buoni, per i quali ringraziamo i nostri sponsor, a cominciare da Arsmon Factoria, Magic Wars Games, Dungeon Dice, e poi vedremo se riusciremo a fare di nuovo una Wild Cup. E allora ringraziamo anche ovviamente Briefcade e tutti quelli che sono poi gli sponsor che decideranno di aggiungere premi e buoni alla nostra Lega, che è e rimarrà sempre gratuita, ok? Ragazzi, io con questo ride non ne faccio questa sera, ma vi mando un grande saluto, un grande abbraccio e soprattutto stay wild and real life first. Ciao ciao!